Oggi, in occasione della 24esima giornata di campionato di Serie B Girone C, la Virtus Cassino ospita la rivale storica Luis Roma. Dopo aver superato l'ostacolo Viterbo, la Virtus scende in campo con l'obiettivo di mantenere blindato il quarto posto, sperando anche in uno scivolone di Barcellona, che attualmente ha pari punti con i Lupi rossoblu, 32 punti per l'esattezza. Siamo pronti per assistere a un match che ci regalerà tante emozioni, viste e considerate le prestazioni a cui ci hanno abituate queste due compagini. Palla 2 che ha visto la meglio di Bagnoli sul numero 10 Ramenghi. Virtus Cassino che va subito al tiro da 3 dall'arco con Biagio Sergio, palla che si infrange sul ferro. Virtus Cassino con la classica casacca rosso-blu, Luis Roma con la casacca blu va al tiro sempre dall'arco da 3 con il numero 15 Beretta, che rimane in attacco, recupera rimbalzo offensivo, sbaglia tutto, recupera Panzini, riparte la Virtus sempre con il numero 15 che si va a conquistare la rimessa sul tocco di Difonso. Roster Virtus in campo 6 Panzini, 10 il capitano del testa, 13 Bagnoli, 19 Petrucci, 32 Sergio. E proprio Petrucci che va a insaccare i primi due punti del match, 2-0 Virtus. Luis Roma che risponde con numero 4 Marcon, 9 il capitano Scuderi, 10 Ramenghi, 15 Beretta e 19 Difonso. Proprio Beretta che prova l'azione offensiva per la Luis, perde però il pallone, la rimessa è rosso-blu. Biagio Sergio scambia con Panzini, porta in avanti il pallone il play virtussino, di nuovo il pallone nelle mani di Biagio Sergio, aspetta che Bagnoli si liberi dai blocchi, servito Bagnoli, taglia il campo, prova il gancio in reverse, sbaglia, recupera il rimbalzo Beretta, riparte la Luis, ancora Scuderi, scambia con il numero 19 Difonso, palla dentro sempre per il capitano Scuderi, ma buona l'idea, meno l'esecuzione da parte di Difonso. Altra rimessa Virtus che ha 8 minuti e 30 da giocare ancora in questo primo quarto, in avanti di due punti, siglati sempre dal numero 19 Petrucci, che adesso riceve il pallone marcato da Marcon, prova un lob per Bagnoli che ringrazia Petrucci dell'assist. 4-0 Virtus. Luis in avanti con Marcon, dà un'occhiata ai movimenti dei compagni, riceve poi Marcon, ancora per Beretta che si arresta all'interno dell'area e poi l'arbitro fischia palla contesa con Bagnoli. Si riprenderà con la rimessa dal fondo per la Luis Roma. Difonso serve al limite dell'arco Beretta, poi Marcon prova il tiro dalla lunetta, primi due punti anche per la Luis Roma, siglati Marcon, adesso Panzini, ancora il numero 6 rosso-blu, serve destra, poi per Sergio, ancora Panzini, taglia il campo Petrucci, riceve però Bagnoli che dà un'occhiata, prova il ribaltamento per Petrucci, intercetta tutto Marcon che entra in terzo tempo e va a pareggiare i conti, 4-4 al Pala Virtus, 7 minuti e 15 sul cronometro. Petrucci imposta l'azione, poi Sergio, Panzini aspetta il blocco di Biagio Sergio che adesso riceve, poi nell'angolo per del testa da 3, solo rete per il numero 10, il capitano rosso-blu che allunga di 3 il risultato, 7-4. Adesso Ramenghi, finta di passaggio consegnato per il numero 9 che poi perde il pallone, ne approfitta Panzini, il no look per Biagio Sergio che è indisturbato all'interno dell'area, insacca altri due punti. Riparte velocissima la Luis con Difonso,
ha di fronte del testa, non di certo uno che si lascia superare con facilità. Adesso Ramenghi riceve in post alto da il numero 9 Scuderi, il capitano, che riceve il passaggio di ritorno alla lunetta e inzacca altri due punti. Panzini, poi Sergio taglia il campo, la linea di fondo ancora col gancio, Biagio Sergio, due punti. Difonso ancora per Ramenghi, aspetta l'arrivo di Marcon, poi serve Beretta, ancora Difonso, penetra contro Panzini, palla sul ferro, rimbalzo recuperato da Sergio che consegna a Panzini, ancora nell'angolo per del testa, poi una serie di rimpalli, ultimo a toccare è Difonso, rimessa Virtus dall'angolo destro quando siamo a 5.39 alla fine del primo quarto. Virtus in avanti per 11-6 sulla Lus Roma. Adesso Bagnoli contro Beretta, alla meglio lungo di Cassino che sigla altri due punti. Adesso con il numero 9 Scuderi prova a replicare, bellissima la tripla del capitano della Luis. Panzini, poi Sergio gira ancora per il play Virtus, ancora palla per Sergio, prima del passaggio però c'è il fallo del numero 10 Ramenghi ai danni del numero 6 Panzini e quindi palla Virtus dal lato sinistro del campo. Prima però l'arbitro ha qualcosa da dire al coach Paccarie prima della ripresa del gioco. 13-9 il risultato, poco più della metà da giocare ancora e palla Virtus che riprende adesso il gioco. Panzini serve Bagnoli, ancora contro Beretta, Bagnoli si gira alla grande, prova il tiro ma l'arbitro ferme tutto perché vede infrazione di passi del numero 13 rosso-blu e quindi palla Luis che riparte con Ramenghi, quindi Difonso, ancora Difonso, punta Panzini, poi cerca il tiro, palla ancora sul ferro e Bagnoli risponde presente al rimbalzo, poi ancora Panzini, arriva il blocco di Sergio, ancora Panzini sulla fascia sinistra, poi Bagnoli sempre per del testa, gira, penetra del testa, altri due punti per la Virtus, primi due punti invece per il capitano rosso-blu del testa. Adesso la Luis con Marcon, chiuso da Petrucci, centralmente per Beretta che vede ancora nell'angolo il numero 19 Difonso che sbaglia e riparte la Virtus con Panzini che serve in transizione, Biagio Sergio che ringrazia Panzini dell'assist. 17-9 per la Virtus Cassino, quarto punto siglato da Biagio Sergio, sesto rettifico, gioco che adesso si ferma per il fallo di Panzini ai danni di Difonso e prima sostituzione per la Luis che sostituisce il numero 19 Difonso, al suo posto il numero 6 De Dominicis, variazione anche per la squadra di casa che sostituisce il capitano del testa con il numero 5 Quartuccio. Ramenghi consegna poi il pallone a Scuderi, si fa tutto il campo, poi ancora restituisce a Ramenghi che prova a farsi spazio all'interno dell'area contro Sergio ma il numero 10 maglia blu commette infrazione di passi e regala il possesso della sfera alla Virtus Cassino. Quartuccio tocca il suo primo pallone, avanza ancora il numero 5, imposta lui adesso al posto di Panzini che adesso riceve, poi gira per Quartuccio centralmente, ancora Sergio pensa a una penetrazione, poi prova dalla lunetta il tiro da due punti,
e va ancora a segno il numero 32. Scuderi, ancora Scuderi, fa tutto da solo, penetra e realizza. 4uccio, Petrucci, ancora Quartuccio, poi palla ancora nelle mani del miglior realizzatore finora della Virtus, ovvero Sergio. Poi Panzini, bello il pallone per Bagnoli, che ancora indisturbato al lato sinistro dell'area non sbaglia. Ramenghi aspetta l'arrivo di Scuderi, che prende il rimbalzo, che prende il passaggio consegnato da parte del numero 10. E gioco che poi si ferma per un fallo commesso da Biagio Sergio ai danni di Ramenghi. Palla Luis, altro doppio cambio, uno per squadra, fuori Sergio per Cassino, dentro con il 20 Birindelli, entra invece per la Luis con il numero 5 Pozzetti, che sfiora per un attimo il suo primo pallone, palla che poi arriva a De Dominicis, palla che però è già uscita dalla linea di fondo, si riprenderà dal fondo appunto il gioco con la rimessa Luis. Beretta penetra, poi si arresta dalla lunetta, zacca, due punti. Quartuccio, avanza il numero 5, va via Marcon, poi fuori per Bagnoli, che pensa per un attimo al tiro da tre, poi penetra, prova di tabella, palla che finisce sul ferro, rimbalzo di Beretta che fa partire in transizione il numero 9, palla poi per Marcon che gira ancora per Scuderi, il capitano penetra, perde per un attimo il pallone, riesce a servire fuori dall'area il numero 5 Pozzetti, che restituisce ancora a Scuderi, che prova la tripla, palla che finisce sul primo ferro e poi fuori dal campo. Gioco che però riprenderà dalla lunetta con i due tiri liberi da parte del numero 15 della Luis Beretta per il fallo commesso dal numero 20 al rimbalzo Duilio Birindelli. È pronto il lunetta con il numero 15 Beretta per i due tiri liberi. Intanto la Virtus effettua una sostituzione, fuori l'ex Eurobasket Nicolò Petrucci, al suo posto rientra dall'infortunio il numero 7 Gianluca Valesin. 2 su 2 intanto dalla lunetta per Beretta, risultato di 21 a 15 per la Virtus Cassino sulla Luis Roma, e Quartuccio con il pallone. Serve Bagnoli, che restituisce ancora al 5, ancora Bagnoli, prova il tiro centralmente dalla lunetta, primo ferro, recupera il rimbalzo Scuderi, un passaggio dietro schiena per il numero 5 Pozzetti, che poi restituisce ancora al capitano, non sa che fare, poi pensa al tiro da 3, fa bene il capitano di Roma che dalla punta dell'arco realizza 3 punti e accorcia le distanze a 1 minuto e 10 alla fine del primo quarto. Valesin, Quartuccio, Panzini, arriva Birindelli a supporto, perde il pallone però Panzini, recupera Scuderi che serve sotto canestro il numero 6 De Dominicis, che realizza i primi suoi 2 punti del match e porta a meno 1 la Luis. Quartuccio, arriva Valesin dopo che si è liberato dai blocchi, ancora Valesin, prova a scaricare fuori, intercetta Marcon, riparte ancora in transizione da Luis, Marcon serve Scuderi che subisce un brutto colpo in terzo tempo e l'arbitro ravvede il fallo di Quartuccio ai danni del numero 9 Scuderi, che andrà in lunetta per l'esecuzione dei due tiri liberi a 32 secondi alla fine del primo quarto. Piccolo break musicale.
si rientra in campo dopo il time out, si ripartirà dai due tiri liberi per il capitano della Luis Roma, Scuderi. Primo tiro libero realizzato, Scuderi che con questo libero pareggia i conti, risultato di 21-21. Ha l'opportunità di mettere la freccia per il sorpasso, lo fa Scuderi che porta in vantaggio di 1 la Luis Roma sulla Virtus Cassino, 22-21 appunto per la squadra ospite, a 32 secondi alla fine del primo quarto. Luis Roma che rimane ancora in zona offensiva per un fallo commesso dal numero 20 Duilio Birindelli, e dunque numero 13 Bonaccorso entrato proprio dopo il time out, che si incarica della rimessa e serve il numero 5 Pozzetti che gira per il suo capitano Scuderi, che poi serve Beretta, prova il tiro da tre sulla mano di Bagnoli, sbaglia il tiro, recupera il rimbalzo Birindelli che consegna il pallone a Quartuccio che con un ottimo ball handling si libera del numero 13 Bonaccorso. Serve Bagnoli sotto canestro che si gira due volte, poi scarica fuori ancora per Quartuccio con la tripla, palla sul primo ferro e finisce il primo quarto. Luis Roma in vantaggio per 22-21 sulla Virtus Cassino. Pronto per l'inizio del secondo quarto, Virtus Cassino sotto di un punto contro la Luis Roma, 21-22 il risultato. Si riprenderà con la palla per la Virtus Cassino che schiera in campo Del Testa, Quartuccio, Bagnoli, Birindelli e Valesin. Coach Paccarie che risponde con Beretta, Pozzetti, Difonso, Bonaccorso e il capitano che adesso recupera il rimbalzo dopo il tiro di Bagnoli. Serve Difonso che prova la penetrazione, perde il pallone, la recupera per un attimo Valesin, poi Quartuccio scivola all'interno dell'area, ne approfitta il numero 13 Bonaccorso che serve indisturbato Beretta sotto canestro che va a schiacciare e insacca altri due punti per il 24-21. Birindelli chiuso da Scuderi, ribalta bene nell'angolo opposto per Valesin che penetra, lascia il pallone nelle mani di Bagnoli che prova a ottenere un gioco da tre punti, sbaglia però il tiro e conquista il fallo. Due tiri liberi dunque per il numero 13 rosso blu Simone Bagnoli, che è pronto per l'esecuzione dei due liberi. Primo tiro che sbatte sul ferro e poi esce. Applausi di incoraggiamento per il miglior realizzatore della Virtus. Prova a rifarsi con il secondo tiro e ci riesce Simone Bagnoli. Corcia le distanze, 22-24. Beretta, passaggio consegnato per Difonso che prova la penetrazione, poi scarica a rimorchio per l'arrivo centrale di Scuderi che insacca e riparte la Virtus con Del Testa che invita alla calma, poi serve Birindelli, blocco di Bagnoli, prova la tripla Birindelli, altro ferro e al rimbalzo c'è Bonaccorso che fa ripartire Scuderi, prova a liberarsi Del Testa, ci riesce, va al tiro Scuderi, veramente scatenato il numero 9 della Luis
che realizza e conquista anche il fallo. Prima però doppio cambio Virtus, fuori Quartuccio, dentro con il numero 6 Panzini, fuori il numero 10 il capitano Del Testa, dentro Petrucci. Panzini in lunetta, scusate, il numero 9 Scuderi, il capitano della Luis Roma in lunetta per il tiro libero aggiuntivo. Realizza anche questo Scuderi e dunque gioco da 3 portato a segno dal numero 9 e risultato di 29-22 per la Luis Roma. Virtus Cassino, avanti con Birindelli che serve nell'angolo Valesin, poi riceve in post Bagnoli che si gira bene su Benetta e realizza altri due punti. Di Fonso, poi Pozzetti, gira per Scuderi, Beretta centralmente, prova la penetrazione e Bagnoli ferma il numero 15 in maniera irregolare. Altro fallo virtusino su il numero 15 Beretta e Luis che effettua un altro cambio, fuori il numero 9 Scuderi, forse il migliore finora di coach Paccarier, al suo posto il numero 4 Marcon che serve il numero 5 Pozzetti che realizza una tripla e porta il risultato di 32-24. Panzini prova a liberarsi del numero 19 Di Fonso, commette però fallo il giocatore della Luis. Rimessa Virtus, 7 minuti e 40 all'intervallo lungo e Virtus costretta a inseguire. Birindelli lascia il pallone a Panzini che dall'arco prova la tripla che si scaglia sul ferro e finisce poi nelle mani del numero 13 Bonaccorso che serve Di Fonso, poi ancora Bonaccorso, scambia sempre con il numero 19 che chiama il blocco di Beretta, poi il gioco si ferma poiché l'arbitro vede il fallo del numero 7 Valesin sul numero 19 Di Fonso e rimessa dal fondo lui. Della rimessa serve il numero 5 Pozzetti che poi gira per Marcon, ancora Pozzetti, prova ancora da 3, altra tripla a segno del numero 5 Pozzetti che ringrazia Marcon dell'assist. Bagnoli, Panzini, prova Panzini, poi scarica fuori per Bagnoli che serve Panzini nell'angolo, penetra, passaggio schiacciato all'interno per Bagnoli, poi nell'angolo per Petrucci da 3, un assist per Bagnoli che approfitta del tapin e zacca altri due punti. Marcon già in avanti la Luis, ancora Marcon si prende il tiro da 3, palla però che colpisce il ferro e finisce nelle mani di Bagnoli, quindi Panzini dentro per Birindelli che si fa spazio fisico, poi sbaglia il tiro col gancio, recupera ancora un altro rimbalzo il numero 13 Bonaccorso e fa ripartire la Luis, poi Marcon dall'interno dell'area scarica fuori nell'angolo per Pozzetti che era già pronto per sparare un'altra tripla, l'arbitro però che ferma il gioco per un fallo, anzi per infrazione di passi di Marcon, e rimessa Virtus che sostituisce Birindelli con Biagio Sergio, cambio anche per la Luis, fuori Bonaccorso, al suo posto De Dominicis che ha giocato l'ultima frazione del primo quarto, adesso un po' fortunoso nel rimpallo
Biagio Sergio, che però perde nuovamente il pallone dopo il passaggio di Panzini. Ne approfitta la Luis, che è già riversata in avanti. Spreca l'occasione anche la squadra ospite, che si porta il pallone fuori dal campo e regala il possesso ancora alla squadra di casa, che riparte con il solito scambio Sergio Panzini. È proprio quest'ultimo che dà un'offerta all'interno dell'area, si libera dal blocco Valesigna e poi si va a prendere il fallo dal numero 6 dei Dominicis, fuori dall'area. Si riprenderà dunque con la rimessa sempre Panzini, serve Sergio, poi Petrucci al movimento di Bagnoli, che riceve, prova a tagliare il campo Bagnoli, poi cerca Panzini nell'angolo, non capisce le intenzioni del compagno il play rossoblu, e palla che viene regalata ai giocatori della Luis Roma, che sono in vantaggio per 35-26 a 5 minuti e 20 alla fine del secondo quarto. Intanto ci prova Di Fonso, un pallone debole che non arriva neanche a canestro, prova a prendere il rimbalzo Petrucci, ma Valesin commette fallo ai danni del numero 6 De Dominicis, e Luis che rimane in attacco. Marcon su punto di rimessa, si libera dal blocco Pozzetti, altri due punti per il numero 5, che dopo i 6 punti da con due triple va a quota 8. Panzini, Bagnoli, ribalta tutto per Petrucci, che serve dentro con 18 falli Sergio, che viene stoppato in maniera irregolare, e dunque due tiri liberi anche per il 32 rossoblu, che può andare da 8 punti, 4 su 4 da 2, 0 su 1 da 3. Primo tiro libero realizzato da Biagio Sergio, va con il secondo 2 su 2 e doppia cifra per Biagio Sergio, 10 punti. Esce intanto Bagnoli per Cassino, dentro con il numero 8 Marsili, coach Paccarie che risponde con fuori Beretta, dentro Ramenghi, cambio dunque di lunghi per entrambe le squadre. Tanto Marcon si libera bene di Petrucci, penetra e insacca il sesto punto del match per lui. Panzini, si perde il pallone Marsili, ne approfitta ancora Marcon, che serve indisturbato De Dominicis, che viene stoppato da Petrucci, che fa un ottimo recupero. Si riesce in campo dopo il time out, palla Luis che riparte dal fondo per la stoppata di Niccolò Petrucci ai danni del numero 6 De Dominicis, che era andato in terzo indisturbato a tu per tu con il canestro. Arrivato da dietro il numero 19 Petrucci, che ha fermato tutto, e palla dunque che è finita fuori dal campo e si è ripreso con la rimessa. Non ha portato a segno
in questo caso la Luis, che però forse ha l'opportunità di rifarsi al meglio, sempre con il numero 6 De Dominicis, che è pronto in lunetta per un altro fallo di Valesin, che adesso viene sostituito da coach Bettese. Al suo posto rientra in campo il capitano del Testa e partono i fischi della Pala Luis per il numero 6 De Dominicis, che sbaglia il primo libero. Vediamo se funzionano anche per il secondo. Alla meglio il Pala Virtus su De Dominicis, che sbaglia entrambi i liberi. Il risultato che rimane invariato, 39-28 sempre per gli ospiti sulla Virtus Cassino. 3 minuti e 56 alla fine del secondo quarto. Il gioco che si ferma per il fallo di De Dominicis su Biagio Sergio, che è nuovamente in lunetta per altri due tiri liberi. Primo tiro realizzato dal 32 rossoblu. Si è presa a tirare anche il secondo. Nuovamente 2 su 2 per Biagio Sergio. Sono 12 i punti per lui. Adesso Pozzetti, serve Ramenghi. Partita velocissima la Luis dopo la ripresa del gioco. È andato a segno con Ramenghi, che ha subito anche il fallo, e dunque potenziale gioco da tre anche per Ramenghi, che è pronto in lunetta per il tiro libero aggiuntivo. Si rinnovano i fischi alla Pala Virtus. Sbaglia però questa volta il pubblico, poiché non infastidisce Ramenghi, che realizza il tiro libero aggiuntivo, e dunque gioco da tre per Ramenghi. E adesso Petrucci risponde con un'ottima tripla dall'arco da parte sinistra, solo rete per il 19. Marcon intanto, bello il pallone dentro per Ramenghi. Sacca altri due punti, 44-33, sempre Luis in vantaggio. Virtus Cassino, che è andata in vantaggio all'inizio, poi alla fine del primo quarto ha concluso sotto e da allora non è più riuscita a portarsi in avanti. Adesso ci prova con Sergio, che serve Marzili, che fa valere il fisico e insacca due punti più tiro libero aggiuntivo per il fallo commesso dal numero 5 Pozzetti. E dunque Marzili, che può replicare Ramenghi con il potenziale gioco da tre. Pronto Marzili, sbaglia però il numero 8 rosso-blu e riparte la Luis con Difonso, che serve centralmente Ramenghi. Poi ha nuovamente un'altra tripla, piedi a terra il numero 5 Pozzetti, questa volta però per fortuna della Virtus il numero 5 sbaglia. Poi arbitro che ferma il gioco per il fallo a rimbalzo di Sergio. Pronto ad entrare in campo Beretta per la Luis Roma. Esce con il numero 5 Pozzetti e Ramenghi è pronto in lunetta per l'esecuzione dei due tiri liberi. Primo libero realizzato dal 10 della Luis. Coach Vettese, che è pronto a rispondere con il cambio Bagnoli.
prima però l'altro tiro per Ramenghi, sbaglia il numero 10, rimane a più 10 la Luis a 2 minuti e 30 dall'intervallo lungo. Panzini si libera del testa, Panzini preferisce far tutto da solo, poi serve Marzilli che scarica fuori centralmente per la bomba di Sergio, palla sul ferro, Beretta al rimbalzo, riparte Marcon che aspetta l'arrivo dei suoi, poi serve Fonzi, riceve in pass basso Ramenghi e gioco che viene fermato dall'assistente di gara per l'infrazione di passi di Ramenghi ed ecco il cambio annunciato, dentro Bagnoli, fuori del testa, rimessa Virtus, cambio anche per la Luis, fuori di Fonzo, dentro con il 9 Scuderi che ha quota 17 punti, il capitano della Luis Roma, 4 su 4 da 2 e 2 triple su 3 per appunto il numero 9 della Luis che effettua un altro cambio, fuori il numero 6 De Dominicis, dentro con il 13 Bonaccorso ed è pronto il lunetta Nicolò Petrucci per i due tiri liberi proprio per il fallo commesso in precedenza del giocatore sostituito De Dominicis, e Petrucci realizza 2 su 2. Scuderi dà un'occhiata ai suoi, poi scambia con Bonaccorso, riceve Ramenghi che poi serve Marcon in a rimorchio che consegna il pallone a canestro a Bonaccorso che non può sbagliare. Bagnoli, chiusi tutti i giocatori della Virtus, riesce a vedere Marzilli che prova la penetrazione, l'arbitro che vede un'ennesima infrazione di passi commessa questa volta da Marzilli che era andato a canestro dopo il passaggio di Bagnoli. Luis in avanti nell'angolo con Marcon che finta il tiro e serve Beretta all'interno dell'area che realizza indisturbato, 49 a 37, allunga ancora la Luis Roma sulla Virtus. Panzini, Petrucci chiuso da Bonaccorso, Petrucci è costretto a uscire fuori per Marzilli, poi Sergio gira nell'angolo per Panzini che sulla tripla cade a terra, palla finisce sul ferro, riparte in transizione la Luis ancora con Bonaccorso da tre, sbaglia questa volta dall'angolo destro il numero 13 e quindi ancora Sergio per Bagnoli che si ferma in area, poi prova a servire fuori, si addormenta e Marconi gli scippa il pallone, quindi Scuderi ne approfitta, Petrucci che gli scippa il pallone, ancora Sergio, serve Marzilli che dà un'occhiata al cronometro, poi dà il pallone a Petrucci, sbaglia la tripla, prova Marzilli al tapin, sbaglia ancora e poi riparte la Luis con il numero 9 Scuderi e finisce anche il secondo quarto, padroni di casa Virtus Casino che si schiera in campo per questo terzo quarto con Petrucci, Sergio, Bagnoli, Panzini e del testa Luis che invece risponde con Marcon che tocca il primo pallone del terzo quarto, Beretta che va al tiro, prende il ferro, Panzini rimbalzo, poi 10 Ramenghi, 9 Scuderi e 19 di Fonzo. Sergio penetra, poi lascia il pallone, un passaggio schiacciato a Bagnoli che sbaglia l'appoggio, recupera Petrucci in rimbalzo che sigla un'altra bomba dall'angolo e meno 9 adesso, si scalda il palla Virtus, riparte veloce la Luis ma l'arbitro ferma il gioco
poiché ravvede il fallo del numero 6 Panzini ai danni del numero 19 Di Fonzo. È rimessa Luis che rimette in campo il pallone con Scuderi che scambia con Beretta, poi manda a terra Del Testa, si prende il tiro da tre. Qualche protesta dalla panchina rosso-blu, ma il pallone finisce fuori dal campo e riprende il gioco la Virtus con la rimessa. Avanza ancora con Del Testa, poi vede Bagnoli nell'angolo che prova il tiro. Due punti per Bagnoli. Inizia bene la terza frazione la Virtus con questo 5-0. Virtus Cassino che come il primo quarto è partita fortissimo andando in vantaggio di 10-19-9, però che ha concluso entrambe le prime due frazioni in svantaggio 22-21 la prima e 49-37 la seconda. Adesso rimessa dal fondo Luis con Marcon, quindi Di Fonzo, fuori per Beretta che lascia il pallone nelle mani di Scuderi che cerca il tiro, lo trova sulla marcatura di Del Testa e realizza l'ennesimo punto. Scuderi, Panzini gira per Del Testa che prova la penetrazione, poi serve Sergio che serve a sua volta Bagnoli che punta Beretta, penetra Bagnoli, altri due punti di Simone Bagnoli che accorcia ancora le distanze per la Virtus Cassino che è rientrata al meglio dagli spogliatoi. Adesso Di Fonzo, serve sotto il canestro Scuderi, ottima la difesa in questo caso Maurizio Del Testa, aiutato dal fisico di Bagnoli che ha costretto al numero 9 Scuderi di portare il pallone fuori dal campo. E dunque Virtus Cassino che si riappropria del possesso palla. Arbitri che richiamano in campo i quintetti. Si riparte con la rimessa Virtus che è entrata al meglio dagli spogliatoi che adesso è costretta ancora a inseguire, ma ci prova con la tripla di Panzini che finisce sul ferro. Scuderi prova ancora una volta al duello con Del Testa, alla meglio il numero 9 della Luis poiché l'arbitro vede il fallo in marcatura del numero 10 Del Testa ai danni di Scuderi. Rimessa Luis, ancora Beretta, lo scambio con Marcon, quindi Di Fonzo ancora per il numero 4 che chiama il movimento dei compagni, poi serve centralmente Di Fonzo che dà un ottimo pallone, Scuderi che taglia in sacca, altri due punti, 7-21 da giocare. Tiro libero aggiuntivo per il numero 9 della Luis per il fallo di Bagnoli. Potenziale gioco da tre anche per il capitano della Luis. Non sbaglia Scuderi. E ancora più 10 Luis. 54-44. Panzini. Lo chiude Di Fonzo, poi bello il pallone per Del Testa, quindi Sergio prova a penetrare, lo fa bene, sbaglia l'appoggio ma guadagna il fallo il 32 Virtussino e si presenta in lunetta per l'esecuzione dei due liberi. Finora entrambi i liberi a segno da parte di Biagio Sergio, primo realizzato, vedremo se farà il 100% con il secondo. Ci riesce Biagio Sergio, 46-54. Di Fonzo
imposta a lui, poi serve Beretta che aspetta l'arrivo ancora di Difonso che si prende il tiro, palla sul ferro, Bagnoli al rimbalzo, libera l'aria, serve Panzini che riparte, ancora Panzini, blocco di Bagnoli, penetra Panzini, alley-oop per Bagnoli che non sbaglia, altri due punti. Difonso, Marcon chiama lo schema e l'arbitro vede il fallo in attacco del numero 10 Ramenghi e Luis Roma che restituisce il possesso della sfera alla squadra di casa. Sostituzione Luis, fuori l'autore del fallo Ramenghi, dentro con il numero 5 Pozzetti che nei primi due quarti ha fatto soffrire poi la squadra di Vettese con le sue triple dall'arco. Ci prova adesso Panzini che si porta in avanti Difonso, ancora Panzini, non si libera del pallone, si prende il tiro da tre, Panzini, bomba, e sono meno tre adesso. Ottima reazione Virtus in questo terzo quarto che dal meno 12 si porta al meno 13. Prova Marcon adesso che si gira bene su Petrucci, sbaglia il tiro, ci pensa Bagnoli al rimbalzo, ci mette la mano Sergio che scambia con Panzini, poi Petrucci da tre, sbaglia, rimane in attacco però la Virtus con il rimbalzo offensivo recuperato da Del Testa, quindi Panzini aspetta il blocco di Bagnoli che riceve in post, scaricano fuori ancora per Panzini da tre, allo scadere dei 24, Panzini, bomba, pareggio e Condi, 54-54, che terzo quarto, si scatena il palla Virtus, imbambolata adesso la Luis che prova ad attaccare con Beretta, Bagnoli però commette fallo sul 15 in maglia blu e due tiri liberi dunque per Beretta che può far spegnere un attimo gli animi al popolo rosso-blu con questi due tiri dalla lunetta. Prima dell'esecuzione qualche cosa da ridire Panzini con Scuderi, ci pensa l'arbitro a calmare gli animi. Fischi assordanti che partono alla palla Luis per i liberi di Beretta che ammutolisce tutti realizzando il primo libero. Fischi che si rinnovano per il secondo tiro che non è da meno. 2-2 per Beretta. E Luis che si rifà in avanti 56-54. Quando siamo a 5-13 alla fine del terzo quarto e palla Virtus con la rimessa, si incarica Petrucci che consegna il pallone a Panzini che con due bombe ha riportato la Virtus sul 54-54. Adesso Del Testa vede dentro Bagnoli che si gira col gancio su Beretta e porta ancora in pareggio la Virtus, 56-57. Bel terzo quarto adesso. Marcon, chiuso da Del Testa, prova a girarsi, sbaglia il passaggio Marcon, ne approfitta Panzini che riversa la sua squadra in avanti, poi serve Sergio anticipato da Marcon che con un palleggio dietro schiena si libera di Panzini, serve il rimorchio il numero 9 Scuderi che serve poi centralmente Beretta, prova un passaggio schiacciato per il numero 6 De Dominicis che aveva tagliato all'interno dell'area, ci ha pensato Panzini a metterci una pezza. L'ultimo tocco è proprio del numero 6 della Luis e rimessa Virtus. Panzini chiuso da Scuderi, si libera bene due volte Panzini che poi serve Petrucci, accelera Petrucci sulla linea di fondo, ha provato un sottomano che però non gli è riuscito,
Gioco che poi si è fermato per il fallo del numero 5 Pozzetti. E Virtus Cassino che rimane in zona offensiva con la rimessa. 4 e 8 da giocare per questo terzo quarto. Virtus Cassino con il pallone. Panzini vede Del Testa sotto canestro, stoppato da Beretta, che poi serve in transizione Scuderi, che si arresta dalla lunetta, prova il tiro e subisce un altro fallo, questa volta dal capitano rossoblu Del Testa, danni di Scuderi, miglior realizzatore del match, 22 punti, 6 su 6 da 2 e 2 su 5 da 3. Ed è pronto il Lunetta per i due tiri liberi. Virtus Cassino che ha come miglior realizzatore Bagnoli con 19 punti, segue poi Biagio Sergio con 14 e Virtus Cassino che effettua il cambio fuori Del Testa, dentro Quartuccio, primo libero realizzato da Scuderi, e segue anche il secondo dentro, sono 2 su 2 e dunque 24 i punti per il capitano di Roma. Panzini gira per Sergio, quindi Quartuccio tocca il pallone, primo pallone del terzo quarto, taglia la linea di fondo, poi serve nell'angolo Petrucci con la tripla, altro ferro per il 19, al rimbalzo c'è Scuderi che è davvero da tutte le parti questa sera, perde però il pallone, poi Beretta. Ne approfitta ancora una volta Panzini che manda a vuoto Marcon, poi arriva la marcatura di Pozzetti, quindi Panzini ancora con il pallone, pensa ancora alla tripla, palla sul ferro, rimbalzo offensivo di Bagnoli che mette la freccia. Scuderi riceve da De Dominicis, poi Beretta prova a coprire la visuale, Bagnoli ci riesce, sbaglia il tiro Beretta, riparte Quartuccio, palla per Bagnoli, centralmente gira per Panzini che chiama lo schema, invita alla calma, ancora Panzini, solito movimento del numero 6 che poi la dà nell'angolo a Petrucci che penetra, lo scarico fuori per la bomba di Quartuccio, altro ferro per Cassino, questa volta al rimbalzo c'è Marcon che riparte velocissimo, lo punta Petrucci che fa rallentare la manovra della squadra ospite, quindi Scuderi si libera bene questa volta di Petrucci e va a canestro, altri due punti per Scuderi che riporta in avanti la Luis, partita punto a punto in questo terzo quarto. Bagnoli intanto sotto canestro per Petrucci, fuori nell'angolo per Panzini che scarica a sua volta ancora fuori per la bomba di Sergio, doppio ferro, e poi a rimbalzo lottano Bagnoli e Quartuccio con il numero 9 Scuderi, la meglio però il numero 9 Scuderi che subisce fallo a rimbalzo da Bagnoli che adesso lascia il campo al numero 8 Marsili, cambio anche per la Luis, fuori il numero 6 De Dominicis e dentro con il 13 Bonaccorso, Beretta in lunetta grazie al bonus, primo libero realizzato da Beretta, va con il secondo, realizza anche questo, 2 su 2. Altro cambio Luis, fuori l'autore dei due liberi Beretta, dentro Ramenghi, Quartuccio, riparte lui per Cassino, imposta ancora Quartuccio, quindi Sergio, palla che però è uscita fuori dal campo e nuovamente palla
nelle mani della Luis, che può gestire il vantaggio a 1 minuto e 40 alla fine del terzo quarto, 62-58 il risultato. Ramenghi si incarica lui della rimessa, posizione un po' insolita per il lungo di Roma. Riceve Scuderi, 26 punti per lui, quindi buon accorso. Vede Marcon che si è liberato dal blocco, poi riceve in posta Pozzetti contro Sergio, si gira bene Pozzetti, palla sul ferro, a rimbalzo offensivo ancora la Luis con buon accorso. Marcon aspetta l'arrivo di Scuderi per il passaggio consegnato, non lo esegue, ancora Marcon con il pallone che poi serve, ancora Pozzetti da tre, palla che scheggia il ferro, ancora un altro rimbalzo offensivo per Luis che adesso è sbilanciata, prova a approfittarne con Quartuccio che viene lanciato da Panzini e in terzo tempo realizza due punti, 60-62, un minuto scarso da giocare. Riprende il gioco con la rimessa dopo il canestro realizzato da Quartuccio, sempre Scuderi con il pallone che veramente da tutte le parti del campo questa sera, e serve un assist a Marcon che realizza il suo ottavo punto. Quartuccio taglia al campo Petrucci, preferisce però appoggiarsi su Panzini che serve sotto canestro Sergio che sbaglia lo scarico, e serve Marcon in contropiede che sbaglia il tiro ma guadagna i due tiri liberi per il fallo di Petrucci proprio ai danni di Marcon, che è già pronto in lunetta per i due tiri liberi. Il cambio per la Luis prima dell'esecuzione dei due liberi, dentro il migliore dei campi, il migliore dei suoi del Pamaccarie, fuori Scuderi, dentro con il numero 19 Di Fonso, primo libero sbagliato da Marcon, si rifà con il secondo, 1-2 per Marcon, altro cambio Luis, fuori Ramenghi, dentro Beretta, pronta la ripresa la Virtus con la battuta di Sergio per l'ex Eurobasket Petrucci che con una serie di finte prova a liberarsi di Marcon, non si libera però del pallone Petrucci. Si penetra bene Petrucci che scarica fuori per la bomba di Panzini sul ferro, a rimbalzo offensivo c'è Marsili che prova il tiro in reverse, sbaglia a sua volta anche il Marin Valerio Marsili, e finisce anche il terzo quarto con questo tiro di Marsili a rimbalzo offensivo. Terzo quarto che si conclude dunque con il risultato di 65-60 per la Luis Roma sulla Virtus Cassino. Tutto pronto per l'inizio del quarto e ultimo periodo di gara. Virtus Cassino sotto di 5, 65-60 il risultato a favore degli ospiti. Si ripartirà con la rimessa per la Virtus. Petrucci, serve Quartuccio e può iniziare questo quarto quarto al Cardio Palma. Petrucci prova subito, Petrucci palla sul ferro, a rimbalzo c'è Birindelli
che tiene i suoi in attacco. Ancora Birindelli, serve Petrucci al rimorchio che sbaglia tu per tu con il canestro e riparte la Luis con Difonso che serve Marcon, riceve ancora il numero 19 che poi gira per Pozzetti che prova la tripla, finisce sul ferro e poi nelle mani di Birindelli che recupera il rimbalzo e riparte Quartuccio che scambia ancora con il numero 20 Birindelli che si gira in malo modo su Beretta, infatti commette infrazione di passi e regala il possesso del pallone alla Luis. 9:16 da giocare, l'arbitro ravvede qualcosa sulla panchina della Virtus, qualche spiegazione al coach Vettese e si può riprendere con la rimessa Luis con Beretta che scambia con Pozzetto, poi palla per Marcon, ancora Beretta per Bonaccorso, ancora Pozzetti che scivola, riesce comunque a servire Marcon. 8 secondi per concludere l'azione per la Luis, difende bene la Virtus, va al tiro all'ultimo secondo dei 24, Beretta colpisce il ferro, riparte la Virtus con Petrucci, altra bomba a segno dall'arco da parte del numero 19 Petrucci, meno 2 adesso per la Virtus che recupera un altro pallone su Difonso che si è addormentato, ne ha approfittato ancora Quartuccio, altro canestro a tu per tu con il canestro appunto, scusate il gioco di parole, si addormenta ancora Difonso che perde un altro pallone, questa volta lo recupera Panzini che serve Birindelli, recupera la difesa però in questo frangente la Luis che riporta tutti i suoi uomini in area e quindi Virtus Cassino che esce e poi serve nell'angolo Birindelli, tiro che era andato a segno, l'arbitro però che ha fermato il gioco per il fallo in attacco di Marsili e dunque canestro non convalidato a Duilio Birindelli. Risultato che quindi rimane in parità 65-65. L'arbitro fa riprendere il gioco con la rimessa per la Luis Roma con Marcon che serve numero 13 Bonaccorso, scambia ancora con il 4, ora Bonaccorso sempre per Marcon che vede all'interno dell'area il numero 5 Pozzetti che si conquista il fallo, forse c'era un'infrazione di passi da fischiare precedenza al numero 5 Pozzetti, l'arbitro però che ha fatto proseguire e dunque Pozzetti in lunetta per i due tiri liberi, primo libero realizzato dal 5 in maglia blu. Ancora il numero 5, 2-2, altro controsorpasso Luis, 67-65, prova adesso ad attaccare con Marsili che serve fuori Panzini, scambia con Birindelli, penetra Panzini, prova la banfella, palla che però non entra e riparte la Luis con il capitano. Poi Pozzetti gira ancora per Scuderi, prova un passaggio dentro per Beretta che indisturbato schiaccia, si appende al canestro e irride la difesa virtusina. Panzini, Birindelli chiuso da Beretta, sguscia bene Birindelli che serve Marsili che era andato a segno. L'arbitro però ha fischiato in precedenza il fallo del numero 5 Pozzetti e danni del 20 Birindelli.
E dunque due tiri liberi anche per Birindelli. Prima dell'esecuzione però cambio, Luis dentro con il 10, Ramenghi, fuori l'autore del fallo, Pozzetti. E dunque pronto il lunetta Birindelli. Primo libero a segno per il 20 rosso blu. Pronto anche per il secondo tiro, che però si scaglia sul ferro e finisce nelle mani di Beretta, che consegna poi il pallone a Scuderi. E quindi Ramenghi ancora riceve in posta Beretta, che aspetta l'arrivo di Marcon, che commette infrazione di passi. Davvero tante le infrazioni di passi fiscate in questo match. Petrucci riprende il gioco, la rimessa, e quindi Quartuccio scambia con Birindelli, palla poi per Panzini, ancora Birindelli che si ceppa con il pallone. Rimessa però per la Virtus con Panzini sul punto di battuta. Aspetta Marsili per lo scambio, poi nell'angolo per Quartuccio, prova a liberarsi Quartuccio per la bomba! Lo fa Quartuccio, giocatore che è molto dotato da tre, che in partita non ne approfitta mai di queste occasioni, anche se dotato di ottimo tiro, ma quando lo fa insacca sempre la bomba Quartuccio. 69-69, ancora Quartuccio con il pallone, gira per Birindelli, dentro per Petrucci, ci mette una pezza Ramenghi, rimane però in zona offensiva la squadra di Vettese con la rimessa dal fondo. Quartuccio sul punto di rimessa, ancora da un'occhiata all'interno dell'area, vede Petrucci dall'arco, ceffo Petrucci, sorpasso Virtus 72-69, altra bomba a segno di Petrucci. Intanto attacca la Luis con Scuderi, che subisce il fallo da Marsili, e dopo tre quarti la Virtus riesce a mettere la freccia e sorpassare la Luis con la bomba di Petrucci. 72-69 il risultato, 5 minuti e 30 da giocare. Beretta chiuso da due, li scippa dalle mani il pallone in maniera pulita Marsili, ma l'arbitro ravvede il fallo però del numero 8 Marsili ai danni di Beretta. Un po' incredula la panchina virtussina. La rimessa però è per la Luis, che rimane in avanti. Ramenghi vuole il movimento di Marcon, che riceve adesso il pallone, poi l'arbitro fischia un altro fallo ai danni di Marsili, questa volta ai danni di Marcon, che si presenta in lunetta per i due tiri liberi. Primo sbagliato da Marcon. Su due in precedenza da parte di Marcon, e anche questa volta fa 1-2. È pronto alla sostituzione Bagnoli, entra adesso al posto di Marsili.
72-70, Virtus Cassino in vantaggio. Quartuccio, Birindelli lascia il pallone a Panzini, punta il numero 13 Bonaccorso, poi chiama il movimento di Birindelli, prova la penetrazione Panzini, scarica per Birindelli da 3, palla sul ferro e poi rimbalzo, c'è Panzini che subisce il fallo a rimbalzo da parte di Bonaccorso. Vantaggio netto di Panzini a rimbalzo, è arrivato a tutta velocità Bonaccorso che ha buttato fuori dal campo il numero 6 Panzini, che è rimasto per un attimo a terra, adesso si rialza il numero 6 di Cassino. Tra gli applausi si spiegano i due dopo lo scontro, Panzini con Bonaccorso. Si riprenderà con la rimessa per la Virtus, è già pronto Quartuccio per la rimessa in campo del pallone. Ultime, ecco che finalmente può riprendere il gioco con Quartuccio che rimette su Birindelli che consegna nell'angolo per Panzini! Bomba! 74-70. Scuderi scambia con Marcon. Ancora Marcon. Chiuso da Birindelli. Riesce a servire Ramenghi che arriva in ritardo. E palla persa dalla Luis che finisce fuori dal campo. E palla Virtus Cassino, 4 minuti e 30 dalla fine. Virtus Cassino che comanda per 74-70. Si rientra in campo dopo il time out, 4 minuti e 30 rimanenti alla fine del match. Virtus Cassino in vantaggio sulla Luis Roma per 74-70. Panzini con il pallone, serve Birindelli che penetra, taglia il campo, lascia il pallone a Bagnoli che prova il gancio e non sbaglia. Più 6 Virtus. Bonaccorso, serve Ramenghi, sbaglia il tiro, al rimbalzo offensivo Marcon che di tabella zacca 2 punti. Panzini, Petrucci, ancora Panzini che ha rimesso in piedi una partita con delle triple davvero bellissime. Adesso scambia ancora con Birindelli, avanza con il blocco di Bagnoli che riceve e realizza. Scuderi chiude Quartuccio. Ancora Scuderi, scambia con Ramenghi, poi prova la penetrazione il numero 9, serve Marcon che sbaglia il tiro, Birindelli libera l'area, serve Panzini, con calma il numero 6, ancora il solito scambio con Birindelli, ancora Panzini, prova e poi Bagnoli! Al tap-in, altri 2 punti per Bagnoli. Beretta non sa chi dare il pallone, prova un tiro dalla lunetta, palla che però finisce sul ferro e poi Ramenghi a rimbalzo offensivo scarica fuori per Scuderi da 3 e ancora Birindelli risponde presente al rimbalzo e riparte la Virtus con Petrucci, una serie di ball handling su un Bonaccorso e poi palla per Bagnoli che consegna a Panzini che rallenta la manovra d'attacco e poi entra, penetra e insacca. Lorenzo Panzini porta a più 10 la Virtus a 2 minuti e 19.
Si è addormentata la Luis, ne ha approfittata la Virtus. Coach Paccarie se ne accorge e chiama il time out. Fine del time out, ultimi 2:19 da giocare. Virtus Cassino in avanti di 10 sulla Luis Roma, 82-72 il risultato. Attacca la Luis con Difonso che serve Beretta, poi Marcon con l'infrazione di passi e regala il possesso alla Virtus che gestisce ancora con Panzini. Serve Quartuccio che chiama il movimento dei compagni, poi serve Birindelli, palla nell'angolo per Petrucci, riceve in posta alto Bagnoli, ancora palla per Petrucci che prova ancora da lontanissimo con la tripla, primo ferro, al rimbalzo c'è Bagnoli che commette a sua volta infrazione di passi e questa volta è ricambiato il favore perché la Virtus regala il possesso alla Luis. Con Difonso, imposta lui, palla a Scuderi, poi Marcon, si libera di Petrucci, penetra e poi Birindelli, sotto al fallo per fermare la penetrazione del numero 4, Marcon. Altri due tiri liberi per Leonardo Marcon. Pronto al primo libero Marcon, a segno. Pronto anche per il secondo e ultimo tiro. Numero 4, 1:36 alla fine. 82-73 il risultato. Va Marcon, 2-2. Con calma la Virtus adesso. Petrucci, Quartuccio. Deve gestire bene quest'ultimo 1:30 alla Virtus. Lo fa con Petrucci che gira per Quartuccio. Quindi Bagnoli, 27 punti per lui questa sera. Finora Panzini, ancora Panzini, 5 secondi. Si prende un'altra tripla, finisce però nelle mani di Birindelli che serve fuori ancora Petrucci da 3. Palla sul ferro e poi fuori dal campo. Cosa ha recuperato Birindelli? Al rimbalzo dopo la tripla di Panzini. Gioco fermo per la pulizia del campo prima della rimessa Luis che è sotto a 1:08 dalla fine. 82-74 il risultato a favore della Virtus Cassino. Con migliori realizzatori Bagnoli a 27, Panzini a 10 e in banchina Petrucci con 16 e Sergio con 14. Luis invece che riprende adesso il gioco con la rimessa ha come migliori realizzatori Beretta a 16, Marcon a 14 e poi Scuderi a 26, a un punto da Bagnoli che rimane il miglior realizzatore del match. Gioco che si ferma nuovamente per il fallo di Birindelli ai danni del numero 5 Pozzetti, entrato adesso dopo il canestro, l'ultimo canestro virtussino, ed è pronto a effettuare un altro cambio. Coach Paccarie sostituisce il numero 15 Beretta dentro con il numero 6 De Dominicis e Pozzetti in lunetta per l'esecuzione dei due liberi dopo il fallo commesso ai suoi danni da parte di Birindelli. Primo libero realizzato da Pozzetti, che è il numero 5 in doppia cifra, va con il secondo Pozzetti, 2-2. Ultimo minuto da giocare,
Virtus Cassino in vantaggio per 82-76. Adesso in avanti con Bagnoli che scambia ancora con Petrucci. Palla nell'angolo per Birindelli che dà un'occhiata dentro. Vede Bagnoli, troppo alto il pallone per lui. E palla a Luis. Palla che è finita fuori dal campo. Ultimi 44 secondi per la Luis che si è trovata sopra i primi due quarti. Dopo al terzo la squadra di Vettese è entrata scatenata dagli spogliatoi, recupera un altro rimbalzo con Bagnoli adesso che serve Petrucci. Ultimi 30 secondi, Panzini, ancora Panzini scatenato, poi il pallone per Petrucci che scambia ancora con il 6 rosso-blu. Ultimi 7 secondi per concludere l'azione, gestisce il cronometro Panzini che serve Quartuccio, si piglia il tiro da 3, palla sul ferro, Bagnoli al rimbalzo offensivo, la chiude, riparte velocissimo Scuderi che viene stoppato da Birindelli e poi il pallone finisce nelle mani di Panzini che supera la metà campo e appoggia il pallone per terra e aspetta la sirena. Finisce il match, la Virtus Cassino vince contro la Luis Roma per 84-76. Dopo due quarti sofferti, la Virtus Cassino rientra dagli spogliatoi scatenata e dal meno 12 si aggiudica la gara vincendo per 84-76. Un saluto da Simone Daguanno.